Buongiorno, siamo a Catania, a Fiera di Dacca Sicilia, siamo con la Presidente dell'Indire, la dottoressa Cristina Grieco. Senta Presidente, questa edizione di Fiera di Dacca è curata da voi Indire come partner scientifico ed è dedicata all'intelligenza artificiale. Perché avete deciso proprio di lavorare su questo tema per questa edizione? Ma perché riteniamo che sia la nuova frontiera anche per la scuola, nel senso che il cambiamento a cui assistiamo quotidianamente, che è il cambiamento del modo di lavorare, di relazionarsi, di comunicare, non può non avere riflessi anche sul processo di insegnamento-apprendimento. L'intelligenza artificiale, che non è solo la ChatGPT che tutti conosciamo, ma è per esempio la robotica educativa, può rappresentare sicuramente una grandissima opportunità per le scuole, penso solo alla possibilità di personalizzare la didattica, ma bisogna anche conoscerne limiti e rischi. Quindi solo accompagnando le scuole, i docenti, i dirigenti scolastici, in una consapevolezza dell'utilizzo rispetto all'utilizzo degli strumenti, possiamo davvero dare il contributo di miglioramento a tutto il sistema, cioè prendere quello che di buono ci può essere senza dimenticarsi che l'intelligenza artificiale comunque è basata su algoritmi e che quindi la relazione fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento rimane il nucleo centrale, però come usarla per motivare di più i ragazzi, per parlare un linguaggio più simile a loro. Senta Presidente, c'è anche chi dice però che nella scuola italiana abbiamo mille emergenze molto più urgenti, molto più pratiche, diciamo, dall'edilizia a tante altre cose. Sembra quasi un lusso occuparsi di intelligenza artificiale, o no? Beh, io credo che non si possa solo guardare all'emergenza e all'oggi. Quando si parla di formazione dobbiamo pensare che stiamo piantando delle foreste e che ci vogliono anni, quindi dobbiamo essere un po' stravici, se vogliamo usare questa espressione, no? Cioè con un occhio guardare all'oggi e cercare di risolvere i problemi quotidiani delle scuole, e ci sono e sono tanti, però con l'altro occhio dobbiamo guardare lungo, perché sennò se guardiamo il nostro ombelico non riusciamo a stare dietro, certo, alla velocità con cui l'innovazione, ma con cui anche cambia la società, e quindi, certo, la scuola deve stare al passo. Io credo che sia importante invece permettere anche in queste tre giornate e anche con una riflessione di rete in tutti insieme, permettere al mondo della scuola di guardare lontano. Senta Presidente, l'Indire si occupa molto di formazione. Negli ultimi tempi voi avete lavorato molto sulla formazione del tutor, del docente orientatore. Avete già tratto qualche conclusione? Come è andata questa prima fase di formazione rivolta ai docenti, che non dimentichiamo ha riguardato migliaia e migliaia di insegnanti, quindi è stato un impegno non indifferente per l'Istituto? Sì, hanno completato la formazione, quindi questa prima fase del percorso, in 53.000, quindi davvero un'azione massiva. Devo dire che i riscontri qualitativi a livello di gradimento dei docenti sono stati molto buoni, e naturalmente adesso inizierà la seconda fase, che è una fase di accompagnamento e che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva già previsto quando ha affidato a Indire la progettazione. Indire ha nella sua mission la formazione del personale della scuola, e io come Presidente sono anche uno dei componenti del comitato di indirizzo della scuola di alta formazione, che avrà il compito di dare delle linee di indirizzo e di coerenza tra tutti gli enti e i soggetti che si occupano di formazione, per creare un ponte fra la formazione iniziale, quella in ingresso di cui ci occupiamo già noi da tanti anni, e quella continua, sia incentivata che obbligatoria. Senta Presidente, non dimentichiamo una cosa molto importante. L'Indire è un po' una costola, una,
un nipote, un figlio, non lo so come dire, della gloriosa biblioteca di documentazione pedagogica, di cui ricorrono anche i 100 anni della nascita, proprio in questi mesi. È un'eredità importante quella che voi portate sulle spalle. Mi fa molto piacere la sua domanda, perché proprio nel 25 faremo i 100 anni, la sede è un istituto nazionale e ha la sede a Firenze proprio perché lì è nata la biblioteca, per cui insomma l'Indire di oggi è una trasformazione delle varie fasi, insomma la biblioteca prima e poi l'ente di ricerca nazionale e oggi, insomma, ci sono state delle fasi susseguenti. E per noi l'innovazione che abbiamo nel nostro acronimo, quindi per noi, certo, è importante, però sta sempre insieme alla tradizione. Per questo che dicevo, non potremo mai accontentarci di un algoritmo, perché noi siamo, cioè, la patria di Don Milani, quindi dobbiamo davvero tenere tutto insieme. Infatti nel nostro piano triennale di attività la valorizzazione del patrimonio storico è una delle priorità anche per il prossimo triennio. Quindi la storia, il presente e anche il futuro della scuola italiana sono nell'Indire. Esatto, passato, presente e futuro collegati, perché altrimenti senza le radici non si possono neanche avere rami che guardano verso il cielo. Grazie Presidente. Grazie a voi.